ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi inizio questo video completamente struccata perché ci truccheremo assieme. Mi sono arrivati un sacco di prodotti, un sacco di novità che voglio testare con voi. Sono tutti prodotti nuovi, quindi iniziamo questo Get Ready With Me. Inizio applicando il mio Lip Injection Extreme di Too Faced. Non ho mai provato la versione Extreme e questo va a rendere le labbra più voluminose, ci mette un po' a fare effetto e dovrebbe fare tipo una specie di pizzicorio sulle labbra. L'ho applicato adesso così quando arriverò al rossetto le labbra saranno già più plumpy. Adesso iniziamo con il primer. Oggi usiamo questo di Diego Dalla Palma, è il Radiance Maximizer, è un illuminante e primer, quindi non so se sarà un pochino troppo luminoso per me, vediamo. Sto già sentendo le labbra che mi pizzicano, ragazzi, è una sensazione, non voglio dire dolorosa assolutamente, però un pochino fastidiosa sì, ma vuol dire che funziona evidentemente. Mi sembra di avere anche le labbra un pochino più scure. Questo primer è molto leggero. Lo vedo parecchio luminoso, ma dobbiamo vedere poi alla fine con il fondotinta come sarà. Fondotinta, oggi testiamo questo di Guerlain ed è il High Perfection 24 Wear. Come colore mi sembra perfetto per la mia carnagione, l'ho preso rosato e mi sembra anche della giusta tonalità, oltre che al sottotono. Questo fondotinta ha anche un fattore di protezione 15, che onestamente è un pochino bassino. Preferisco quelli che hanno un fattore di protezione un pochino più alto, onestamente. Oh wow, forse anche un pochino troppo chiaro, adesso lo sfumiamo per bene. Quindi sì, forse 15 non è altissimo, però apprezzo sempre molto i fondotinta che hanno il fattore di protezione, che è importantissimo. Purtroppo penso che sia un pochino troppo chiaro questo fondotinta per me, ragazzi. Mi sembra un mimo tra il contrasto con le labbra super rosse che stanno veramente, mi stanno bruciando, e la mia carnagione che già è bianchissima. Questo è il solito problema di quando ordino i prodotti per la base su internet, ma tutti i negozi sono chiusi, quindi l'ho preso sul sito di Sephora. Però vabbè, adesso vediamo di riscaldare un pochino l'incarnato. Tutto sommato però, se devo guardare la rido perché mi sembra un mimo in questo momento, comunque se devo guardare l'applicazione del fondotinta è molto molto naturale e ha una coprenza media, quindi per quanto riguarda proprio la formulazione mi piace. Il problema è che appunto temo di aver sbagliato il colore. Comunque adesso correttore, vi prometto che risolveremo tutto. Correttore, vado ad utilizzare i nuovi correttori di Mesauda, il Pro Light Concealer. Il colore che vado ad utilizzare è il W20. Vedo che il fondotinta è troppo chiaro anche quando applico il correttore, perché il correttore è un pochino più scuro del fondotinta in questo caso, quando di solito mi piace avere il correttore o dello stesso colore della mia carnagione o ancora meglio un pochino più chiaro, almeno per i correttori che utilizzo sul contorno occhi. Adesso andiamo a fissare il tutto con la cipria. Vado a provare questa di Givenchy e questa è la Prism Libre. Queste ciprie di Givenchy sono fantastiche, questa è composta da 4 colorazioni di cipria diverse che vanno a mischiarsi. Amo Givenchy specialmente per i prodotti della base, perché fondotinta e ciprie sono fantastici e hanno sempre anche colorazioni molto chiare e rosate, quindi adatte a me. Secondo me non è tanto il fondotinta che è troppo chiaro, sono più che altro io che non sono assolutamente abituata a vedermi con le labbra così rosse, perché vado sempre a cancellarle e naturalmente già sono molto scure naturalmente. In più con il lip injection ovviamente la circolazione sta aumentando in quella zona e stanno diventando ancora più rosse, quindi mi sembra un po' strano perché non mi piacciono tantissimo le mie labbra, non mi piace il colore delle mie labbra. Comunque adesso andiamo ad applicare terra e blush, facciamo il contouring e vado ad utilizzare questa palette di Mellow. Questa è la Stardust Glow Palette e ha all'interno blush, terra e 2 illuminanti. Vado ad applicare la terra sempre con il mio pennello di Too Faced, questo è il Mr. Perfect. Questi colori sono super super scriventi, questa terra era veramente molto pigmentata, quindi vado leggera con il blush perché immagino che lo sarà anche lui. Abbiamo scaldato anche un pochino, wow, abbiamo scaldato anche un pochino l'incarnato. Sì, è veramente super pigmentata questa palette, ragazzi, state attenti perché è
veramente veramente colora tantissimo. Illuminante vado ad utilizzare questo un po' più rosato, sempre dalla stessa palette. Adesso per gli ombretti vado ad usare la nuova palette di Too Faced, questa si chiama Light My Fire, sono delle mini palettine, sono veramente molto molto carine e questa ha in particolare dei colori molto molto caldi. Inizio applicando questo arancio, marroncino arancio su tutta la palpebra mobile. Wow! Ragazzi, la scrivenza di questo ombretto, wow! Pazzesco, davvero pazzesco. Too Faced ha sempre dei prodotti ottimi, in particolare gli ombretti, sono fenomenali e adoro le loro palette. Adesso vado ad applicare questo marroncino invece nella piega. Devo dire che mi aspettavo che gli ombretti fossero pigmentati, ma non avrei immaginato così tanto, sono veramente gli ombretti più pigmentati che io abbia mai visto. Tra i due colori vado ad applicare questo marroncino che è un pochino più caldo e lo applico solo al centro della piega. Tra i due colori sulle ciglia inferiori applico sempre questo marroncino, sopra il colore che abbiamo solo sulla palpebra mobile vado ad applicare questo bellissimo bronzo glitterato. Wow, anche questo è stupendo, c'è un pochino di fallout sulla guancia ma niente di grave ed è veramente meraviglioso. Adesso pennello pulito sfumiamo il tutto. E ragazzi, volevo dirvi di seguirmi su TikTok perché sono super attiva su TikTok, vi posto cose che non posto sugli altri social, quindi seguitemi, vi metterò qui e Nicole Hussel Real, perché Kiss & Makeup 01 già me l'avevano fregato. Quindi seguitemi su TikTok ragazzi perché lo adoro e lo preferisco, se devo dire la verità, ad Instagram. Ho aperto il profilo su TikTok l'anno scorso, ma non l'ho mai usato e da adesso, da un paio di giorni, ho iniziato ad usarlo tantissimo e mi sono innamorata di questo social, quindi aspettatevi un sacco di nuovi contenuti su TikTok, ragazzi, che non vedete da altre parti, quindi seguitemi. Eyeliner, andiamo a provare questo di Mesauda, questo è Link Liner. Questo è l'unico prodotto che non è nuovo perché tutti gli altri sono super novità e vado ad applicare nella rima interna la Perfect Eyes Waterproof Eyeliner, quindi matita nera, la applico sia nella rima interna inferiore che superiore. Questa è pazzesca perché ha una scrivenza fortissima. E poi mascara, sono molto contenta di andare a provare il nuovo The Real Magnet, il nuovo mascara di Benefit. Questo è il pack con il magnete sul tappo. Lo scovolino è parecchio grande ma ha le setole corte in silicone. Vediamo. Wow, dà un effetto molto allungato e non crea grumi, fantastico perché non crea il minimo grumoletto né sopra né sotto e non sbava, o almeno non si sta appiccicando all'arcata sopraccigliare, perché di solito mi rimangono tutti i puntini, cosa che non succede con questo mascara. Fatemi sapere se avete già provato questo mascara perché sono molto curiosa di sapere se anche a voi è piaciuto molto. E adesso arriviamo alle sopracciglia, vado ad utilizzare questa matita di Anastasia Beverly Hills, questa è la Brow Wiz in colore medium brown. Da una parte c'è la matita, la micro matita, dall'altra c'è lo scovolino. Non è super super scrivente questa matita, devo fare diverse passaggi, però tutto sommato il colore mi sembra perfetto. Come al solito vado un po' a rialzare e a allungare il sopracciglio e insisto più con il colore sulla parte finale, così diamo un effetto di tridimensionalità al nostro sopracciglio. Pettiniamo verso l'alto all'inizio e verso l'esterno alla fine. Adesso non mi resta che applicare il rossetto, le nostre labbra nel frattempo non stanno bruciando più, giudicate voi se le vedete più voluminose rispetto all'inizio. E questo è il rossetto che andiamo ad utilizzare, di Diego Dalla Palma, ed è il Dance Dreamer Lipstick in colorazione Nude Rose. Questo è uno dei tre rossetti usciti con la collezione primavera-estate. Di solito in realtà, appunto, forse è meglio se vado un po' ad azzerare il colore delle mie labbra
perché altrimenti il colore delle mie labbra è molto più scuro rispetto al colore del rossetto e quindi non si vedrà, o comunque il colore del rossetto sarà leggermente modificato. Mi piace moltissimo il colore di questo rossetto, molto molto bello, è molto confortevole sulle labbra, è molto morbido e dà la sensazione di idratazione. Per finire andiamo a fissare il nostro make up con il Prime and Fine di Catrice. Wow, ho spruzzato un pochino troppo, ok? Questo è quanto per il nostro trucco di oggi, ragazzi. Tutto sommato mi sono piaciuti molto i prodotti e devo dire che alla fine anche il fondotinta è del colore giusto. Inizialmente non mi sembrava, però appunto mi è piaciuto molto molto il fondotinta, mi è piaciuto molto il mascara, mi è piaciuta tantissimo la palette di ombretti. Devo dire, forse l'unico prodotto che non ho adorato è stata la matita sopracciglia di Anastasia Beverly Hills, che appunto non era super scrivente, però tutto sommato i prodotti mi sono piaciuti moltissimo. L'unico dubbio ce l'ho sul lip injection di Too Faced, perché non mi sembra di vedere una differenza rispetto alle labbra che avevo prima, però fatemi sapere voi, magari non me ne sono accorta e invece c'è. Quindi questo è quanto per il trucco di oggi, ragazzi, spero davvero che vi piaccia. Io vi mando un bacio gigantesco, vi avvicino e vi abbraccio forte, 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 e vi aspetto domani sempre puntuali alle 17:30 qua su YouTube. Ciao!